pomeriggio, cari, sono Atrix. Signori, bentornati, cari, nel canale. Siamo tornati su Hearthstone e ovviamente, cari, il mondo va avanti e la mia testa, la mia imprenditoria mi fa fare dei format sempre più diversi, molteplici e folcloristici. Questo perché il meta è talmente una merda che uno se ne inventa qualcosa. Subito ringrazio il colonnello Mario Tatillo per la partecipazione anche a questo format, ovviamente. Un saluto a tutti. Ovviamente, come sarà questo format? Da quanto tempo sul canale, colonnello, lo dico pure a te, si prendono degli abbagli? Da 3 anni fa, quando ci fu un exploit delle card review e c'era ancora il buon vecchio Luca. Buonanima. Questo format andrà a rivivere queste card review e andremo a rivedere le boiate dette da Mattia. Sì, riguardo. Perché fare card review, cari, è una cosa molto difficile, ma sbagliarci completamente, quella no, quella è una cosa mia. Quindi oggi andremo a vedere, oggi e tutte le altre volte che voi vorrete, come sempre, anche per il video delle vecchie glorie, commentate sotto se c'è qualche chicca che vi ricordate. Consigliateci magari anche le boiate che hai detto. Bravo! Per esempio, con te vidi, Matti, per favore, facci rivivere di quella volta che parlasti di Sherazin. Manco mi ricordo che ho detto a Sherazin. Quindi i video saranno comunque interessanti, in cui si prenderanno delle ispezioni delle carte ovviamente standard, per poi, cari, passare alla chicca, alla clip bonus, allora, a Sherazin, alla ciliegina sulla torta, a Reno Jackson, no, alla boiata quella, alla School of Demanari. Ne abbiamo dette di fellene. Cari, vi invito e vi ricordo di lasciare un like. Oggi, cari, partiremo con quindi la car review riguardante le ultime carte uscite, quindi carte che sono passate ora in standard. Inizieremo con Flick. Ovviamente, cari, per me sarà un rientrare, no, in quella mentalità che avevo all'epoca, che poi non è passato manco troppo tempo, per vedere se effettivamente ci ho preso meno. Andiamo! Flick Volamorte è la nuova leggendaria del Rogue. E qua l'ho presa. Ma come che sia? Vabbè, okay, no, è importante che io sia fiscale, perché comunque qua bisogna essere precisi. La carta, ragazzi, secondo me questa è una carta molto interessante. Questa carta è proprio il fatto che quel pezzo che vuoi andare a distruggere annichilisce tutte le copie. Cioè, questa carta non è un mero removal, fa anche quello. E comunque mette anche un 4-4 in board. Questa carta distrugge tutte le copie che... Guarda che l'analisi è corretta, è solo che poi in meta non sono più tornati i mazzi che prendono così tanto valore nel rimettere carte dentro. Però, oh, fino a mo' impeccabile. Subject 9, gli evitate la combo. Io mi ricordo in un deck che... Subject 9 non era quello dei segreti? Sì. Vabbè, dai. Si chiama Shirvalla. La nuova carta. Oh, Shirvalla! Shirvalla è giustissimo, Shirvalla da Sogoth, ti ricordi? Shirvalla da Satrovar. No, no, la combo quando giocavi contro magari tempo Rogue, no? Che ti faceva Satrovar. Boom, Flick era GG. Sai quante volte mi hanno fatto Flick su Shirvalla da Satrovar? Sta carta è forte. Finito. Questa non è tanto una carta tempo. Questa è una carta però che potrebbe dare parecchio fastidio. Questa non è una carta tempo, questa è anche una carta value base. Tanti, possiamo finirla qua? Dai, qua. Cioè, ma tu sei sicuro che non dici altro? Eh no, per quello stoppo. Vabbè, dai, aspetta, andate in ticchetta, Per carità, poi se l'avversario ragazzi mi gioca nell'Under, so cazzi ossi, nel senso, non fa niente. Questa carta, se mana 4-4, distrugge un pezzo. E la Under Mage? Ci sono poi altri tecnici. Allora, Flick, ragazzi, l'abbiamo presa. Vabbè, basta, dai. È una carta versatile, no? È gaiarda. Ora, il problema è dove la giochi. Problema. Cioè, nel senso... No. In semana 4-4 il Rogue solitamente sta attento quando carte costano così tanto. Ricordiamo che la carta che più costava per il Rogue a semana era l'Actioneer, che però permetteva di ciclare 25 carte, talvolta anche tutto il mazzo. Quindi è una carta che comunque sì, è vero, costava tanto, però veniva giustificata dall'engine della carta stessa. Una carta del genere, secondo me, non si può non giocare. Cioè, come fai a non giocare sta carta? È impossibile che sta carta non può essere giocata. Oh, questa si è giocata, Porca troia, sta carta è stata poi nerfata, raga. Sta carta è stata nerfata. Pesca il servitore con rantro di morte, tutti inizio rantro di morte. E in un deck rantro di morte con rantro di morte ben mirati, sta carta è molto 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 forte. Ecco, in un mazzo del genere magari tu il King Dog non lo giochi. Avrebbe senso giocare. Aspetta, vedi. Vabbè, mo. Cosa hai detto? Posso risentire un attimo questi ultimi. Il meta, io, raga, non lo so come potrà mai diventare. Perché noi di meta ne abbiamo visti tanti. Porterebbe la vittoria. Matti, che cazzo fai? Allora, ho detto che la carta è fuori di testa ed è Dio. E la carta era Dio, infatti è stata nerfata. Regà, l'ho presa. Non mi dire che ora c'è l'evocatrice abissale, però. Questa, unita al fatto che ci avreste sicuramente nel mazzo i Twilight Drake e probabilmente il Mountain Giant,
potrebbero essere i pezzi, diciamo, di un mazzo che, se ancora maggiormente supportato, potrebbe fare bene. Perché la spella 2 gli dà quella cura che comunque all'occa mancava. È sufficiente la spella 2 che cura dei 4? Probabilmente no. No. E molto probabilmente, visto che 5 mana 5-5 che fa 3 danni ai personaggi, è una carta che voi avete necessità di giocare, perché è una carta molto forte. Ma qua siamo, cioè qua addirittura sto prendendo anche altre carte. Cioè qui io sto prendendo altre carte, non ho, cioè, ok. Sì. No, bisogna capire effettivamente come completa il mazzo, se usciranno altri draghi, se usciranno draghi per il lock. Qua addirittura io avevo previsto Zeraku. Qua io ho previsto Zeraku. Era ovvio, ma era ovvio. Presuppongo di no. A sto punto io mi aspetto che la leggendaria del... No. Tiriamo le somme? No. Non vuoi la parte succosa, scusi. Lock sarà probabilmente una leggendaria, chiaramente drago, che avrà un archetipo di base controllo. Questa è una carta che a Landlock serve. Però no. Ora, a dire che Landlock tornerà a shinare, no? A brillare, se ne passa. Se non fosse che però... Allora, guarda, ho detto che la carta comunque è forte e se inizialmente la gente ha provato a fare Landlock e ha messo sta carta Mountain Giant e Drake. Valdris, dio di battaglia. Sta carta, settimana 4-4, va a pescare 4 carte. Finalmente, dopo anni, vedo un qualcosa che su Asso non c'è mai stato. Non mi sono ancora esposto. Aumentare il Land... Se mi fa un paragone con Sprint, che leggo, ma... la forza di Sprint era che voi comunque... Con Sprint? Senza estremizzare troppo, la carta, raga, è buona perché fa quello che deve. Cioè... Stavi dicendo il forte, ti sei corretto al luccio. Vabbè, la carta, ragazzi, è valida, c'è sta poco da fare. Nel senso, la carta è valida. Valida. La carta è innovativa, che molte volte è la cosa molto importante. Basta ancora, basta tutto questo per rendervi abile un Dendlock? No, però siamo sulla boom cazzo. Perché nemmeno io sapevo come valutare questa analisi, perché era in riferimento alle altre, perché si parlava di Endlock. Basta tutto questo per rendervi abile un Endlock? No. Prima della clip bonus, io ovviamente, regà, non ricordo assolutamente niente di quello che ho detto. Abbiamo preso un a caso perché ho visto chiaramente che c'era Flick. In ogni episodio, caro, della reaction alle car review, ci saranno delle carte che effettivamente adesso sono fortissime. Per l'appunto questo era di Flick, era l'episodio relativo a Flick. Però mi è piaciuto molto perché tutto il discorso che ho fatto su Landlock, che ha riguardato anche la 5-5, che ho detto che è una carta molto forte, alla fine possiamo dire che anche Valdis, caro, io... anche forse di parte dico di sì, l'ho presa. Sì, dai. Questa è ovviamente adesso la clip bonus. La clip bonus ce la fornirà settimanalmente il colonnello. Ovviamente farà anche forza dei vostri commenti riferito a delle carte che volete, diciamo, vedere relativa a clip bonus. Potete prendere qualsiasi carta. Potete prendere qualsiasi carta, carta in standard, carta... Ovviamente qualsiasi carta che è sbagliato. Cazzo ne so, per esempio, Reno Jackson l'ho trattata come una merda. Potrebbe essere una clip bonus. Qual è la clip bonus di quest'oggi? Allora, questa... come potevamo non iniziare questo format con il tuo più grande... Questa è la clip... che tu abbia mai detto. Cioè... Questa è la clip scelta dal colonnello? Si parla di Paladino, nella fattispecie? Di Tarim. Ok, Tarim, ragazzi, per tutti quelli che non giocavano, è stata una carta fortissima, probabilmente una delle carte più forti mai realizzate su Hearthstone. Una carta che era in grado di non solo dare aggressività alla board, all'epoca quando c'era comunque un mazzo Paladino che swarmava ben bene, ma soprattutto era anche un removal per la board avversaria, siamo a pezzi grossissimi. Quindi quello che dovrò dire è una cosa del genere. Una carta fortissima, molto versatile, in grado di essere sia offensiva, ma anche di andare a traldare minacce nemiche molto grosse. Poi la cosa bella è che qua la figura di merda la fa in combo insieme al buon Luca. Ah, Luca... c'era Luca? Buon'anima, sì. C'era anche Luca. Oh, è perché era YouTube. E c'era Luca che diceva, ma dobbiamo aspettare, dobbiamo vedere. Tarim. Io non l'avevo mai vista, quindi. Provocazione. Questo è Edric. Grido di battaglia. Fermi. Chi cazzo è Edric? Edric è quello che entrava in campo e settava tutti gli attacchi a uno. Però solo se te la ricordi. È molto più forte di Edric, tutta la vita. Ricordate, sì, questo è Edric. La differenza con Edric è che Edric settava tutta l'attacco a uno e costava 7 mana. Sì, mi sembra di sì, e non ha mai trovato spazio. Questo penso farà la stessa cosa. A taunt e setta tutto a 3. Ora, a parte il fatto che non lo possiamo manco giocare con una sinergia come un Consecration. Consecration leva 2.
quelli rimangono tutti 3-3. 6 mana, 3-7 a stat che a me non piacciono. Ma faccio bene a dire che sta carta non è buona? Non lo so, io la prima volta che la vedo. Se giochiamo un Egg Paladin ci può stare. Molto meglio Egg. No, non lo molto so. Meglio Egg. Anche come sta, Teddy, che cos'era? Un 7 mana. Molto meglio, scusa. Dicevi di più. Molto meglio Edric. Comunque non è importante la stat di questo, ma il potere. Il potere, cioè bravo. Il settare tutti gli attacchi e vita a 3 a 6 mana, quindi implica che tu non è che ti puoi giocare tanta altra roba dietro. Cioè in una board aggressiva, in un deck aggressivo, se tu setti tutte le salute e vita a 3, guarda che risolvi veramente poco, risolvi. Risolvi poco e niente. Quindi c'è stato un ban nel frattempo. Ottimo. Grazie, caro. Velocissimo. Rapidissimo. Sarà stato un ban di uno che avrà detto: ma che cazzo state a dire? Coglioni! Coglioni! Idioti! Ecco perché se il ban non era giusto allora. Se era quello il ban. Attenzione. Questo è Marco. E quindi niente. Boh, secondo me questa carta non troverà spazio. Poi magari mi sbaglio, ma come non l'ha trovata Edric. Ok, sì. Potrebbe anche essere un buff. Questo è vero, perché comunque setta. L'attacco di tutti i minion a 3. Il problema caro, è questo. No. Tutti i minion. Guarda, dirò di più. Se settava solamente i tuoi, allora potevi giocarlo con qualche sinergia con le pedine, no? Tipo un po' quello che faceva. Ti ricordi il 5 mana 2-5 che settava +2/+2 a tutte le pedine? Non mi ricordo come si chiama. Ora sta in wild, sta quella carta. Il problema è questo set: all other minions attack and heal to 3. Su tutti, infatti, boh, questo è da vedere. A me, sinceramente, ora come ora non piace. Poi, però magari. Cioè, Luca, perlomeno. Sì, cioè, mitigava, capito? Lo stroncato. Battlecry, Discover e Secret. A me piace questa, è carina. Fermati! Fermi! Questa non c'entrava oggi. Stavo dicendo? No, io ti prego, ascolta pure l'idro, ci troviamo. Io stavo un attimo rilassandomi. No, non dico che è una merda l'idrologista. Dai, è carina. Non è Discover, capito, comunque, ma non è che te lo metti in mano. Ma qual è un segreto valido del pala? E quindi, cari, io ho stoppato per amor proprio, ma per amor vostro. Una X gigantesca, comunque. L'idrologa non era oggi in ballo, quindi l'idrologa... Raga, voi non avete capito che ho detto poi l'idrologa, non ve l'ho fatto per rispetto vostro. Ho detto una cosa che... Cioè, raga, l'idrologa l'ho trattato... È da crocifissione. Esatto. Senso, io probabilmente è il video in cui mi sono divertito più, sto piangendo, e infatti ti ringrazio, colonnello, e ringrazio me stesso per aver avuto l'idea di fare un format del genere, che mi sono veramente divertito tantissimo, spero vi siate divertiti pure voi. Vi ricordo chiaramente di farmelo capire in base a feed, like e soprattutto commenti. Questo era il primo episodio del format reazione a Card Review. Ringrazio il colonnello ovviamente per la grande presenza. Nel mentre, un buon proseguo di giornata e un grosso abbraccio. Bella. Ah, è bella pure, sì, grazie, caro. Non so se tu lo conosci oppure no, ma lui spacca i culi con il burattello, bro. C'ha le carte, fanno parte di un giochino in cui lui crea delirio e arte. Ciao, cari, sono Atrix.